fare tutti. Ma lei direbbe ancora oggi che gli evasori fiscali sono degli scrocconi? Gli evasori fiscali sono persone che segano il ramo su cui sono seduti. Ma cosa prova quando sente affermare che gli italiani, cito, sono ostaggio dell'Agenzia delle Entrate? Prossima domanda. Passiamo oltre. Le chiedo un sentimento, però, insomma, l'Agenzia delle Entrate è un'istituzione del paese. E applichiamo le norme che il Parlamento tempo per tempo si dà, e il Parlamento può sempre cambiarle e noi applicheremo altre norme. Ecco, c'è una cosa, che io ho letto, però vorrei che lei ce la spiegasse perché mi sembra interessante. La psicologia fiscale. È un accenno che faccio nel libro. Quando si fa una legge, qualunque essa sia, le leggi fiscali sono sicuramente le più difficili da comprendere, bisogna sempre mettersi nei panni di chi le legge, di chi si deve rapportare a quelle norme e comprendere che a valle di una gazzetta ufficiale, quindi tutto l'iter parlamentare, l'approvazione della gazzetta ufficiale, a quel punto poi subentrano altri soggetti. Chi sono? L'Agenzia delle Entrate, che deve comprendere le norme del Parlamento, formare i colleghi, fare in modo che abbiano ben compreso l'intenzione del legislatore. Gli avvocati, i commercialisti devono comprendere quello che è successo, in cosa si cambia e quindi dare le istruzioni agli uffici per fare in modo che sia rispettata la volontà del legislatore, cercare di formare i contribuenti per fargli comprendere quali sono i loro doveri e anche i loro diritti. Pensare di fare norme e immaginare che il dovere di un legislatore finisca con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è un modo che speriamo appartenga solo al passato e che la nuova stagione che si apre di riforma fiscale segni un nuovo percorso in cui ci si faccia carico anche di chi deve leggere, comprendere e attuare le norme. Il primo che deve comprendere è il cittadino, cioè qualsiasi tassa, tributo, insomma, deve essere accettato, capito dal cittadino, o sbaglio? Il miglior sistema fiscale, non me ne vogliono i colleghi avvocati o gli amici commercialisti, è un sistema in cui non c'è bisogno di un avvocato tributarista, né di un dottore commercialista. Ma è possibile immaginare, mi sembra sia anche questo rientri tra un po' le linee guida del suo pensiero, che il fisco sia amico del cittadino Mai. contribuente. Mai, ecco, perché Ma per un semplice motivo. siamo un po' tutti evasori comunque, dentro di Non è noi tanto quello comunque. è un sottotitolo di un altro libro che ho scritto, che era un dialogo. L'evasione spiegata è Appunto. un'evasione anche a quello dentro di noi. Ma Ricordiamolo. gli amici, grazie a Dio, in una democrazia a maggior ragione, ma in generale nella vita, ce li scegliamo. Non me li può dare una legge, gli amici. Il fisco non può essere amico. Il fisco può essere un corretto equo interlocutore. Deve essere un corretto equo interlocutore. Gli amici stanno altrove. Io non vorrei avere un fisco per amico. Voglio avere un fisco con cui interloquire in modo corretto.